guai a coloro che non si mantengono onesti. Essi non solo perdono ogni rispetto umano, ma quanto non possono occupare nessuna carica civile. Perciò siamo sempre onesti, scacciando ogni cattivo pensiero dalla nostra mente. E siamo col cuore sempre rivolto a Dio, il quale ci ha creati e posti sulla terra per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e poi goderlo eternamente nell'altra. Pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle. È una grande esortazione quella che Padre Pio ci dona oggi nel suo epistolario, ecco, ricordando le raccomandazioni che ci venivano fatte proprio all'inizio della nostra infanzia, quando andavamo al catechismo, ecco, quello che era la risposta che noi davamo alla domanda perché Dio ci ha creato. Padre Pio ce lo ricorda in un modo molto chiaro, per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, perché solo così poi possiamo goderlo eternamente nell'altra. E però Padre Pio oggi ci ricorda anche un comportamento molto importante, soprattutto per noi cristiani: essere onesti. Che cosa significa essere onesti? È tanto, tanto difficile oggi, perché c'è un grande arrivismo in questa nostra società. Non c'è, secondo me, nel cuore delle persone un valore forte che diriga il proprio comportamento, ma siamo tanto, tanto condizionati dal comportamento degli altri. E tante volte diciamo: se gli altri fanno così, lo posso fare anch'io. E invece no. Se siamo cristiani, se crediamo nel Signore, dobbiamo ricercare la verità, la lealtà, la sincerità. Questi sono valori che devono accompagnare la nostra giornata, ma non soltanto, ecco, nelle grandi occasioni, non soltanto quando possiamo scegliere in un modo o in un altro, ma anche in ogni istante della nostra giornata, essere capaci di seguire i buoni consigli e di ricercare veramente ciò che è giusto e bello, sia per noi come anche per gli altri. Vi auguro una buona giornata.